Allora, Mario Di Nolfi è in collegamento buongiorno. Con noi, il presidente del Popolo della Famiglia. Salve, buongiorno a voi. Allora, Di Nolfi, allora, no, stavamo parlando di aiuti, no? Delle sue lotte anche mediatiche per quanto riguarda l'AIDS. Stavo dicendo che fu il primo, in tempi non sospetti, quando non esisteva nulla di social al mondo, che però si spendeva mediaticamente per la questione dell'AIDS, Mario. Vinse un'idea è riuscito a battere un'idea di discriminazione che allora c'era, ma sì, non tanto perché ci fosse una psicosi collettiva, ma proprio perché la comunicazione era tale. Forse vi ricorderete lo spot, che era uno spot nazionale, come no? Un malato di AIDS circondato da una luce viola. Da una luce viola. È chiaro che quella era una comunicazione istituzionale, quindi figuriamoci, è chiaro che c'era un problema, ma va anche compreso che era un problema che vivevamo tutti, perché affrontavamo, voi non c'eravate forse da ragazzi nei primi anni Ottanta, ma nei primi anni Ottanta, quando scoppiò la prima epidemia vera di AIDS, non sapevamo cosa fosse. Quindi è chiaro che chi era ragazzo a quel tempo viveva una sessualità che fino ad allora non aveva avuto a che fare con il problema dell'AIDS, ha dovuto confrontarsi con un mondo tutto nuovo. Io ero giovanissimo, sì, mi ricordo, avevo 14 o 15 anni. Ti ricordi Lupo Alberto, la campagna di Lupo Alberto con i fumetti? Allora, c'erano tante cose, aiuti ebbe la forza di dare un messaggio antidiscriminatorio in un momento in cui la discriminazione non era verso le persone, ma verso la malattia che non si conosceva. Bisogna avere chiaro il meccanismo, altrimenti sembravamo tutti cattivi, non eravamo cattivi, eravamo preoccupati, non sapevamo di cosa si stesse parlando, certo, e la gente moriva negli ospedali. Certo. Ricordate anche la pubblicità del preservativo col professore che entrava e diceva di chi è questo, è mio, si alzano tutti quanti gli studenti. Certo. Era vero. Ricordiamoci anche che moltissimi rimasero infetti per il sangue infetto dato in trasfusione. È vero. Era davvero qualcosa di... Asimov morì per questo, per una trasfusione di sangue, infetto, morì per questo, ad esempio. Gli aiuti sicuramente è stata quella di essere il primo a dare un messaggio, non voglio dire tranquillizzante perché era difficile stare tranquilli in quei tempi, ma non discriminatorio, antidiscriminatorio nei confronti dei malati che oggettivamente erano trattati come gli appestati del Seicento, insomma, perché veramente quello era il clip. No, sì, assolutamente. Senti, come Popolo della Famiglia sull'uso dei preservativi voi avete una posizione? Sì, noi siamo contrari all'uso dei contraccettivi, lo diciamo sempre molto con nettezza. Neanche per prevenzione a questo tipo di malattie? Proprio per la prevenzione. La prevenzione si fa attraverso la sessualità responsabile. Io non corro rischi di contrarre la malattia perché ho una relazione stabile. Conosco la persona con cui faccio l'amore, la persona ha lo stesso tipo di rispetto nei miei confronti. Questo tipo di prevenzione e di educazione anche al sesso è secondo noi la principale arma contro le malattie venere, perché altrimenti l'idea che tu dici l'educazione è io ti do il preservativo, o meglio, viene mio figlio da me, 18 anni, e io gli dico, papà, stasera andiamo a fare il giro, magari nel mondo della prostituzione, papà, ti dai i 100 euro e il preservativo così ti proteggi. No, papà ti dà uno schiaffo, ti dice, rispetta il corpo della donna, rispetta... Vabbè, ma non è che devi andare per forza a prostitute, vai a una festa, c'è una ragazza che ti piace... Probabilmente l'atteggiamento di una sessualità promiscua è forse più foriero di rischi rispetto a una sessualità responsabile. Questo mi sarà consentito dire che è la verità. Per cui chi è più continente probabilmente corre meno rischi di chi lo è meno. Questo è un dato di fatto. Insomma, allora, l'idea che la risposta al rischio sessuale sia vai con chi ti pare ma usa il profilattice è una risposta che a me sembra debole anche sul piano proprio della prevenzione delle malattie venere. Allora, Mario, volevo chiederti un'altra cosa. Ieri è attaccato tramite il tuo profilo social Matteo Mantero, un esponente dei 5 Stelle, per aver presentato una proposta di legge che pare sia stata già un po' bloccata da Fontana, ma vedremo, sulla legalizzazione della cannabis. È un argomento che ciclicamente, Mario, no, torna ad essere in voga, tra l'altro sulla scia della questione cannabis light e tutto ciò.
con la differenza che Matteo Mantero non è un qualsiasi esponente, ma è il vicepresidente del gruppo più importante che c'è al Senato, perché il gruppo 5 Stelle è numericamente il gruppo più rilevante del Senato. Quindi non l'hanno fatta presentare al capogruppo, l'hanno fatta presentare al vice capogruppo. È un segnale politico che non si era mai visto in Italia. In Italia non c'è mai stato un esponente di questo livello che depositasse da primo firmatario una proposta di legge stando in maggioranza di governo. Questo è un unicum. Noi siamo intervenuti come Popolo della Famiglia a fermare subito questo tipo di ipotesi, affinché almeno se ne discuta nel paese. Poi siamo lieti, abbiamo letto il ministro Fontana in serata ha messo uno stop a un'idea che la maggioranza di governo possa dare stura a questa posizione del principale partito della maggioranza di governo. Noi siamo stati preoccupati perché quando il Consiglio Superiore di Sanità sulla cannabis light, neanche la cannabis regolarizzata e liberalizzata che vuole il vicepresidente dei senatori del Movimento 5 Stelle, Comitato Superiore di Sanità ha detto che la cannabis light è una sostanza nociva e ha invitato il ministro della Salute Grillo a chiudere i negozi di cannabis light, il ministro della Salute... Beh dai, non era proprio così, Mario, io l'ho letto, diceva fate degli approfondimenti perché non si è testato su donne incinta, bambini e anziani, che tendenzialmente... Affermando che la sostanza è potenzialmente... È potenzialmente nociva, quello sì, però ha chiesto di fare... Però ha parlato di determinate categorie che non possono magari... Se il Comitato Superiore di Sanità avesse detto che è potenzialmente nocivo un cibo o un farmaco... Cosa sarebbe accaduto immediatamente? Sarebbe stato ritirato quel cibo e quel farmaco, ovviamente. Probabilmente. Se fosse stato usato lo stesso tipo di terminologia, identica, cioè è sostanza potenzialmente nociva, questa è l'espressione usata dal Comitato Superiore di Sanità, sì, sicuramente quel cibo o quel farmaco sarebbero stati ritirati. Su questo c'è poco da dire. La cannabis light invece si continua a spacciare. Io dico che secondo me... Mario, è vendere o spacciare secondo te? Perché tu non usi termini a caso. Perché è una sostanza nociva, quindi per quanto riguarda spaccio. Le sostanze nocive si spacciano. Il dato che io dico è, a mio avviso, molto preoccupante, è che il Comitato Superiore di Sanità, dopo questo parere, è stato sciolto con 2 anni di anticipo sulla scadenza naturale dal ministro Grillo. Quindi il ministro Grillo non solo non ha chiuso i negozi, non solo non ha ritirato la sostanza dal mercato, non solo non ha dato retta al Comitato Superiore di Sanità, ha sciolto il Comitato Superiore di Sanità, oltre a scioglierlo ha dossierato i singoli membri per vedere se avevano relazioni con i vari mondi partitici di riferimento. A me sembra incredibile che nessuno abbia discusso di questo tema in maniera approfondita, non è neanche comunque immaginabile. Non c'è da preoccuparsi, non è nel contratto questo tema, quindi tanto ormai si va avanti così, uno propone una cosa e l'altro dice non è nel contratto. Voi le grandi rompe le dovete fare e questo deve rimanere un principio, le sostanze psicotrope è meglio tenerle nel contesto delle sostanze da vietare. Questa è una cosa che io continuo a considerare necessaria dal punto di vista culturale. Non mi preoccupa l'esito della norma approvata, mi preoccupa il fatto che, ripeto, il principale partito di maggioranza di questo Parlamento ritenga come priorità, perché non è che presentano 100 disegni di legge, ne presentano pochi, durante ormai per attività parlamentare sono pochissimi per l'attività parlamentare, e tra questa come esigenza del Paese ci sia quella di liberalizzare la droga. Mi sembra una cosa veramente poco sensata. Mario, guarderai la Supercoppa italiana? Te sei tifoso. Ah, è vero, juventino, bravo, bella domanda. Tifoso della Juve. Sono juventino, sì, sono juventino piuttosto accanito e guarderò quella Supercoppa, sicuramente la guarderò. Anzi, ho già preso i biglietti per la finale di Champions, i biglietti di aereo e di albergo per Madrid, il primo. Ma che stessi, ma non ci credo. Ma quindi questa polemica della Coppa. Già hai preso i biglietti, Mario Di Nolfi, notizia, ha preso già i biglietti per la finale di Champions League a Madrid. No, i biglietti a finale non sono ancora in vendita. Gli aerei, i biglietti aerei. Vabbè, poi me li passi a me, tanto ci va la Roma in finale, amico mio. Quindi stai tranquillo. Sì, sì, e come no? Voi l'altro anno neanche avete fatto la semifinale. Sì, sì, stai tranquillo. Tifosi juventini all'ascolto, mani sul volante. Guarda che è tremendo. E Allison. No, ma... vabbè, basta. Che ne pensi di questa polemica delle donne, Mario? Di a Jeddah. La polemica è folle perché ovviamente il contratto è stato stipulato a fior di soldi sapendo benissimo chi è l'Arabia Saudita.
e non si può consegnare a Rugani e Donnarumma il ruolo di testimonial della durezza italiana contro i costumi arabi. Facciamo un interscambio commerciale di 4 miliardi di euro, buona parte tra l'altro sono vendite di armi al regime saudita, adesso affidare a Rugani e Donnarumma il ruolo degli alfieri dell'italianità anti-araba mi sembra una follia assoluta, insomma. Quindi ci sono dei contesti tradizionali che si conoscono, o non si firma quel tipo di accordo con gli arabi che hanno strapagato la partita, o non si fa. Ma mi pare 25 milioni di euro in 3 anni, 26, non ci vedo. Solito meccanismo all'italiana: prima prendi 25 milioni, poi vai lì, gli dici pure che, come devono organizzare la presenza. Che poi, tra l'altro, Mario, intanto ti scrive un nostro ascoltatore al 334-9229-505: da uomo di sinistra mi scontro quotidianamente con amici perché condivido totalmente l'idea di Adinolfi su famiglia e natalità, però non è d'accordo con te sul discorso della marijuana. Però, tornando alla questione della Supercoppa, Mario, vediamola dal punto di vista dell'Arabia Saudita. No, non ho capito il messaggio dell'ascoltatore. Cioè, che è di sinistra, troppo veloce. È di sinistra, ma condivide le sue idee su famiglia e natalità. Anche perché uno di sinistra le dovrebbe condividere, perché sono idee ragionevolissime. Come si fa a non mettere al centro il soggetto più debole se sei uno di sinistra? I soggetti più deboli oggi sono i bambini e i poveri genitori che devono crescere, tant'è che non nascono più, e desertifichiamo il paese così. Apro e chiudo parentesi ricordando che si può firmare per il reddito di maternità in Italia, legge di iniziativa popolare del popolo. Altro che reddito di cittadinanza, reddito di maternità proprio. Volevo concludere, no, solo sull'Arabia Saudita, il fatto che le donne possano andare allo stadio accompagnate, adesso non mi linciate, io però sapevo, tu sei da quel paese. Io, tu lo sei d'accordo, io l'avevo sospettato. No, non sono d'accordo. Tu sei d'accordo. Io sarei d'accordo per non farle entrare. Tu sei un misogino calcistico. Secondo me stanno facendo dei passi indietro, no, adesso scherzi a parte, per come è l'Arabia Saudita è un passo in avanti, Mario, cioè vediamolo dal loro punto di vista, non dal nostro. No, il loro punto di vista è sbagliato. Vabbè, grazie. È un regime retrogrado, prova che l'Islam nel suo cuore ha qualcosa di complicato da affrontare, e se non lo si affronta e non si evolve, l'Islam è un problema dal punto di vista religioso e culturale, e questo è il vero tabù. Perché di questo non si può parlare, mentre invece c'è questo problema del cuore, della radice del messaggio islamico dal punto di vista religioso e culturale. Quella roba è contenuta nei loro libri sacri. Allora noi dobbiamo porci questo problema, se vogliamo discutere veramente, no? Dire a Donnarumma vai a fare la guerra all'Arabia, senza senso. Allora noi dovremmo fare questo tipo di ragionamento, che invece è un ragionamento tabù, perché poi al presepio togliamo Gesù perché altrimenti diamo fastidio agli arabi. Noi forse su quello dovremmo fare un ragionamento un pochino più approfondito. Esiste un problema Islam dal punto di vista culturale e religioso? Andate in Arabia Saudita e lo vedrete realizzato. Lo vedete realizzato, e questo non è possiamo. Cioè, però quindi è pure vero che quella è la loro religione, cioè è la loro religione, è la loro cultura. Cioè, io l'ho capito che dal nostro punto di vista è sbagliato, però da loro no. Alla mia religione, alla mia cultura, che la cultura cristiana fate una testa tanta, se chiamate bigotti, retrogradi, medievali, tutto quanto. No. Quando arrivano magari queste, diciamo. Sì, certo. Ho capito quello che vuoi dire. Sì, certo. Fatemela dire una parola, da dibattito reale. Certo. Il dibattito reale, non è il dibattito su cosa fa la Juve e cosa fa il Milan. No, certo. Tanto per settimane su cosa fa la Juve e cosa fa il Milan. Un ascoltatore fa una battuta, dice: le accompagnano allo stadio perché non conoscono la regola del fuorigioco. Sai che scatole tutta la partita a spiegare loro il fuorigioco. Ma smettila di dire queste cose, le sanno. Tua moglie le conosce la regola del fuorigioco, Mario? Guarda che è una cosa che... Io ho una moglie accanitamente interista, quindi abbiamo quindi capisce la regola del fuorigioco. Juventino interista. Certo, senti, in conclusione abbiamo parlato del rapporto uomo, donna, figli, eccetera, eccetera. Ma tu quando hai letto la notizia di questo milionario inglese che ha scoperto dopo 20 anni che tre figli non erano suoi?
Hai avuto un piccolo balzo così sulla Un po' sedia? tutti ce l'abbiamo Ah, a avuto, parte ce l'abbiamo avuto tutti, mio ma figlio non so diciamo, come mai è mezzo rosso di capelli. La frase latina è nota: mater semper certa est, pater Quindi, numquam. Non ci poniamo il problema. Bravo, bravo. Non e come dice Fabio Camillacci della nostra redazione, cerca di volergli bene come se fosse il tuo. Ah, sì, certo. Quando glielo dici, mi pare saggio. Mi sa, ma sì, meglio di così. Ma certo, ma certo. Va bene. Torioli, tu c'hai un figlio rosso di capelli. Sta diventando un po' rosso di capelli. Ecco, allora. Io sono moro. Io comincerei a dare un'occhiata ai colleghi di lavoro e tua moglie. Se ne trovi, se ti viene a aprire uno rosso di capelli. Ho letto la notizia di questo qua. Se non altro gli puoi chiedere una compartecipazione alle spese, più che altro. Beh, almeno si fa... Esatto. Io ho gli occhi azzurri e mio padre era napoletano di Castiglione Olivazza con gli occhi neri. Quindi, insomma, mia madre non aveva gli occhi azzurri. Mia madre non aveva gli occhi azzurri. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Famiglia da tempo. Va bene. La verità è che è bene che ci siano i figli, questa è la cosa più bella. Dopodiché, quella storia ci racconta però anche che il legame di un padre... carnale, sì. È una cosa vera, eh? È una cosa vera, è una cosa che se davanti ti dicono poi a un certo punto quello non è tuo figlio, quella cosa frantuma la tua esistenza. Poi, vabbè, però lui ha reagito, reagito in maniera spregevole, ma perché non li devi più vedere i figli? Ma c'hai... Sei stato il padre per 20 anni, ormai sei... Ovviamente non sappiamo cosa è accaduto. Sì, ecco, bravo, non conosciamo i dettagli. Quel legame non è un legame anche lì inventato, il legame di sangue è un legame che esiste, è una cosa vera, non è una cosa irreale raccontata come gioco di società tra gli umani, è qualcosa di ancestrale che quando si rompe può generare questo tipo di tragedia. D'altronde la tragedia greca, anche qui per tornare ai classici, spesso è intessuta di non conoscenza del padre, cioè complesso di Edipo, quindi sono cose che fanno parte della nostra cultura, perché è il vero grande punto interrogativo di tutta la nostra esistenza, che da dove veniamo è sempre lì, e lì è la radice della nostra e soprattutto esistenza. Dove andremo? Va Quando bene, dove andremo? Vabbè, ci affidiamo a te, Adinolfi. Grazie Mario, buona giornata e buon lavoro, a presto, ciao, a risentirci. Ciao. Radio Cusano Campus. Cambia il modo di ascoltare la radio.